No, penso che prima di tutto perché sempre sono stato bene qua, mi hanno tenuto bene, mi hanno dato fiducia, quindi quello prima di cominciare il campionato è stato uno dei punti forti per rimanere. Sì, come tu avevi detto, ho ricevuto delle offerte, in effetti, però non le ho nemmeno valutate, insomma. No, no, per quello, perché sempre qua sono stato bene, come ho detto prima, tutti mi hanno dato fiducia, il mister, il presidente, i miei compagni sempre. Ho parlato con me, quando ho avuto la possibilità di andare ho parlato con loro, però quando ho ricevuto queste cose non ho avuto il dubbio di rimanere. Senti, con Dybala dice Vasquez siamo amici, abbiamo una bella intesa in campo e fuori, no? Mi pare che questa intesa si stia perfezionando. Come entra Belotti in questo gioco delle parti? Cioè è uno che può, tu sei d'accordo che potete giocare tutti e tre insieme e fare delle cose? Penso che lui è entrato alla perfezione contro il Napoli, no? Ha dimostrato che è un grandissimo attaccante, che c'ha la porta nella fronte, no? Lui vuole segnare il massimo possibile, siamo contenti per lui perché è un bravo ragazzo, però penso che ognuno che deve giocare deve entrare alla perfezione, non solo io Franco, penso che anche con. Io Velotti, io e Simo, con tutti, anche Franco con le altre, penso che tutti dobbiamo essere più che amici dentro il campo. Qualità che vi potete integrare, adesso ognuno ha qualcosa di diverso fino all'altro. Certo, penso che non tutti siamo uguali, muto Franco ha grandissima qualità, magari non è veloce, però ha una tecnica incredibile. Penso che tutti hanno. Franco, No, io vabbè, questo dopo se lo chiedete a Franco. O le altre, no, penso che tutti abbiamo un po' diverse in senso della qualità. Giornale Sicilia, Salvatore Lo Iacono e poi Gazzetta dello Sport. Sì, oh, in questo grande momento che state vivendo come squadra, anche tu come singolo, e vorrei riferirmi a qualche giorno fa quando il Presidente ha detto presto Paolo varrà 30 milioni, 35 milioni, quando senti queste cifre roboanti su tutto conto, No, come la pensi? ogni tanto cerco di non ascoltare tanto il presidente perché parla sempre tantissimo. Poi penso che ancora devo crescere. Abbiamo giocato quattro partite, ancora non abbiamo vinto. Penso che dobbiamo essere un po' incazzati in quel senso, anche se abbiamo fatto grandissima prestazione, dobbiamo cominciare a vincere. Poi quel discorso sempre ringrazio a Samparini per quello, le cose belle che dice su di me. Tu dicevi, abbiamo fatto la partita, non abbiamo mai vinto. Con la Lazio può essere l'occasione giusta e perché può essere l'occasione giusta con la Lazio? No, penso che può essere l'occasione giusta perché giochiamo a casa, abbiamo il Barbera che sicuramente sarà carico e i tifosi saranno con noi e perché stiamo giocando bene. Penso che abbiamo dimostrato dal comincio del campionato ad oggi che abbiamo fatto grandi prestazioni, che l'equipo c'è, quindi penso che contro il Lazio può arrivare la prima vittoria. Fabrizio? E tu perché mi pare che la Lazio sia l'altra squadra a cui tu hai insegnato in Serie A? La Sampdoria l'hai già, diciamo, archiviata bene. Adesso con la Lazio che fai un altro colpo di testa. Speriamo. Ricordo che prima in Serie A avevamo pareggiato con un rigore alla fine, quindi non è stato tanto così bello come contro la Samp, però penso che quest'anno se il mister mi mette in campo vorrei segnare io no. Diciamo, visto che è una delle due squadre con cui hai segnato più avanti in Serie A, ripetersi non basterebbe, No, giusto? Dopo sarebbe bello di nuovo anche segnare altre squadre pure, penso che non solo fare questi due gol, ma solo queste due squadre. si incominciano a sprecare paragoni con giocatori del passato. Vasquez, Dybala, Belotti, come Cavani, Nicolò e Pastore. Un accostamento che cui vi vedete, che volete magari imitare oppure No, no, penso che noi vogliamo essere diversi da loro, anche se loro hanno fatto grandissime cose, noi vogliamo fare di più. Come ho detto prima dobbiamo cominciare a vincere perché anche se abbiamo fatto bene, ancora non abbiamo raggiunto i 3 punti, che è quello importante per l'obiettivo che abbiamo.
però poi con il paragone che hanno fatto è bello, perché loro sono giocatori di grandissime qualità che hanno fatto tante cose belle qua. Valerio Trippi, Repubblica. Sì, volevo tornare un attimo a quello che diceva prima sulle valutazioni. Hai mai pensato in questo inizio di stagione, con i risultati positivi a livello personale tuo, finalmente sto dimostrando che non erano soldi sprecati quando si parlava di quei 12 milioni famosi, soprattutto ora che c'è stata poi questa cosa del TAS degli 8 milioni. Insomma, stai cominciando a dire, ecco, ho la soddisfazione che non sono stati, che è stato un investimento buttato. Certo, dall'inizio quando sono arrivato qua che voglio dimostrare a tutti che quel soldi che ha pagato Zamparini le può ritornare anche più a lui, quindi voglio continuare così, ho la fiducia del mister e dei miei compagni come ho detto prima, quindi per me quello è importantissimo, poi uscire il campo con tranquillità e poter dimostrare che posso fare ancora di più. Riccardo e poi Mario. Ciao Paolo. Ciao. Volevo chiederti che cosa è cambiato nel Palermo rispetto alla stagione di 2 anni fa? No, penso che un po' tutto, a differenza di quell'anno, magari un po' l'organizzazione, la squadra ha cambiato un po' tutto, no? Abbiamo cambiato tante volte allenatore, a oggi siamo a un anno quasi con Giacchini, penso che la fiducia è diversa da quella che avevamo il primo anno che sono stato io in Serie A, quindi penso che sono cambiate tante cose che si comincia a dire, devo dire tante. Mario e poi. Senti, una cosa che mi è piaciuta molto è, a parte quando segni ovviamente, che è una cosa che è ovvia, per me è piaciuto molto, molto a Napoli quel cross che hai fatto, l'assist e il gol di Belotti. Anche questa possibilità di essere utile alla squadra in questa maniera alternativa che diventa come se fosse un gol. Certo, non sempre si può segnare o non sempre riesco a segnare, che è lo più bello, no? Però quando arrivo lì le posso dare la palla a un compagno per fare gol, come è stato bene. A Belotti mi è piaciuto tanto, però mi è piaciuto di più quando lui ha fatto il gol, che è venuto subito a abbracciarmi, quello è stato lo più bello, no? Nino? Quello che stiamo vedendo adesso è il miglior Belotti o pensi di avere ancora ampi margini di miglioramento? No, penso che... Il miglior di base. No, con rispetto a Belotti penso che ancora no, potete avere di più. Però... No, penso che pure posso ancora dimostrare di più. Come ho detto prima, sempre quando ho la fiducia al mio allenatore e ai miei compagni è lo più importante per me, per essere sereno e tranquillo. E anche della gente, penso che quando entro in campo ho la fiducia di loro, questo per me è importantissimo perché posso giocare con molta tranquillità e per me è molto importante. E spero di poter dimostrare che posso fare ancora di più e nella prossima partita anche vorrei segnare di nuovo come contro la Samp. Fabrizio e poi di nuovo Valerio e Salvo. Volevo sapere se ti è dispiaciuto un po' non riuscire a segnare lo stadio che è stato il tempio di Maradona. Hai fatto un assist che ha fatto un gol, però magari c'è riuscito Vasquez in Argentina, magari vuole farlo. Certo, quando sono uscito ero un po' ingassato perché per questo motivo volevo segnare in quel campo che per noi argentini è molto importante, no? Perché ha giocato Maradona, che per noi è un idolo, quindi ero contento per Franco, però nello stesso tempo ero un po' incassato perché volevo segnare pure io. Franco che cosa ti ha detto? C'era Nino? No, era contentissimo, e un po' arrabbiato alla fine perché volevamo vincere, siamo stati vicini e poi quando siamo arrivati in camera in albergo avevamo parlato pure della partita, sapevamo che la potevamo vincere, siamo stati vicini, però sappiamo che adesso abbiamo un'altra partita, che quel punto che abbiamo preso a Napoli sarà molto importante se vinciamo la Lazio. L'ultima per me, il rapporto tra del Vasquez si è cimentato quest'estate o mi sbaglio? In Argentina? O già era nato un po'? No, già ci conoscevamo prima di arrivare qua. Adesso quando siamo tornati in vacanza dopo la Serie B siamo stati pure insieme lì in Argentina, però ci conoscevamo già prima. Valerio e poi ancora Salvo. Sì, più o meno era quella che ti aveva chiesto lui, proprio sul San Paolo, su quello stadio.
se avete detto qualcosa in particolare con Franco a proposito di questo tema, visto che insomma per voi, come hai detto, no, siamo stati importanti. In settimana avevamo visto un video di Maradona quando lui faceva il riscaldamento con quella canzone, e poi quando è entrato il Napoli hanno messo quella canzone, ci siamo guardati anche con Edgar Barreto, perché lui la conosceva pure, e abbiamo fatto un sorriso. Quel momento è stato veramente meraviglioso. E poi l'altra, così per concludere, poco fa, perché tu stesso quando sei uscito eri un po' arrabbiato per la sostituzione. No, voglio dire che non era per la sostituzione, penso che questo può essere una falsa di rispetto per i miei compagni, quindi era un po' arrabbiato per quello che le ha detto lui prima, che aveva tanta voglia di segnare in una partita così, che ci sono stati tantissimi gol, quindi era arrabbiato un po' con me. Salvo, e poi giornale in Sicilia a chiudere, grazie. Senti, tu hai detto che vuoi fare tanti gol, no? E lui ti vuole fare tanti, l'ha detto anche lui, lo piace che fa Vasquez pure, perché lui vuole giocare attaccante. A quanto potete arrivare tutti e tre insieme? 40. No, spero di fare il massimo possibile. Se ti devo dire un numero, non lo so, sarebbe bellissimo. Dobbiamo segnare quasi tutte le partite per arrivare. Però tra le tre, anche pure con le altre attaccanti, ce la facciamo arrivare 30-40 gol. Lo Iacolo a chiudere, Salvo. No, lui non è stato mai il mio procuratore. Lui solo ha portato il Palermo in Argentina per fare l'offerta per portarmi qua. Il mio procuratore non è stato mai lui. Un mediatore. È un mediatore. Va bene così, Salvo? Oh, ti preoccupa questo contenzioso che c'è tra Mascardi e il Palermo, questa richiesta no, di no. No, io no, non penso quello, perché non sono cose mie, sono cose che devono fare tra di loro. Per me quello è già stato finito. Fabrizio, a chiudere, perché no, volevo chiederti se quanto sono vere le voci e se quanto sei stato vicino, se è vero l'interesse dell'Inter 2 anni fa per venire a Palermo. Questo è stato un chiamato, mi sa, che è la mia squadra d'istituto, poi col mio procuratore non mi ha detto mai niente di venire qua a fare qualcosa con l'Inter. Comunque un avvicinamento tra le squadre, mi sa che sì, perché sì, i giornali d'Argentina parlavano su di questo, però non ho saputo mai niente. Antonio, per piacere, proprio l'ultimo. Ci avevamo fatto la Lazio Firenze la prossima settimana, sarebbe una gara difficile. Come? Sicuramente sarà una partita difficilissima, perché loro sono costretti a vincere e hanno perso due partite di seguito, come hai detto te, e sicuro vengono qua a prendere 3 punti, però anche noi li vogliamo lasciare qua, siamo al nostro campo, quindi sarà importante anche per noi.